Scende l'età dei ricoverati nelle terapie intensive. A lanciare un autentico grido d'allarme nel corso del suo punto settimanale è stato il manager dell'ASP Mario Zappia. I primari di terapia intensiva mi dicono che l'età media dei ricoverati in terapia intensiva e quindi di coloro che necessitano di assistenza ventilatoria è scesa. Questi due ricoveri a cui facciamo riferimento si riferiscono a persone di 44 anni, quindi abbiamo una bella discesa per quanto riguarda il range d'età, e un altro di 51 anni. E sono persone che chiaramente rispetto agli ottantenni, tutto, noi rispettiamo tutti, però questo ve lo dico per capire che quello che noi abbiamo fatto con il nostro comportamento festaiolo, perché là non vogliamo condannare nessuno, vogliamo solamente ribadire che questo comportamento ha degli impatti sulla salute di ciascuno di noi e quindi sulla salute pubblica. L'emergenza Covid ci ha abituato ad una condizione di superiore fragilità per i soggetti anziani, ma evidentemente non è più possibile sottovalutare pericoli anche per chi è più giovane. Rimane tutto sommato stabile comunque, ancorché con gli ultimi 6 ricoveri delle scorse ore, la situazione negli ospedali di Sciacca ed Agrigento. Il commissario Zappia ha ribadito i presunti comportamenti collettivi sbagliati nel periodo natalizio alla base della recrudescenza dei contagi. Il commissario dell'ASP ha fatto anche il punto sulla campagna di vaccinazione in provincia, confermando che al momento si stanno effettuando solamente richiami, per fortuna le dosi erano state accantonate, a quanti avevano già avuto somministrata la prima dose. Aspettiamo le nuove forniture, ha detto Zappia, per proseguire la campagna di vaccinazione nei confronti degli altri aventi diritto. Per questo i distretti, sono stato a Vivona e a Cammarata, ma lo stesso sto facendo in tutti gli altri distretti, stanno utilizzando questo periodo di diciamo, non troppa pressione per la somministrazione dei vaccini, per l'organizzazione assieme ai sindaci e alle realtà locali di quella che sarà la vaccinazione su larga scala che verrà fatta, come vi avevo detto allora, oltre che con le nostre forze, anche con il supporto di tutti quelli, medici, medicina generale, pediatri di libera scelta e io penso anche le farmacie, tutti quelli che vorranno generosamente prestarsi a questo che è un momento storico della nostra sanità.